Per quello che riguarda la lunghezza delle cinture, molti di voi mi chiamano e dicono: ma come faccio a fare la lunghezza? Non vorrei fare tanti buchi, a volte sembra una mitragliatrice. Niente di più semplice. Tutte le cinture dell'azienda Maxford, come vedete, vengono costruite con una vite e un perno sotto. Quindi si prende la cintura all'incirca della misura che voi portate nel pantalone. Ci attrezziamo di un cacciavite, andiamo a svitare molto velocemente quello che è la parte che lega la fibbia con la cintura vera e propria. In questo caso è questa la nostra cintura. Pigliamo un paio di forbici, andiamo a tagliare della lunghezza che serve a noi. In questo caso, per la dimostrazione, non sto a tagliarla tanto. Io mi sono attrezzato di un macchinetto, logicamente, che mi permette di tirare fuori, ma va benissimo anche un paio di forbici o un cacciavite. Facciamo la misura che è quella che noi abbiamo inizialmente tagliato, quindi questo riferimento qui. Pigliamo la nostra fibbia, mettiamo il nostro perno. Come vedete è un'operazione molto semplice, che a spiegarla ci mettiamo un attimo. Andiamo a ricostruire quella che è la nostra cintura, andiamo a riavvitare il tutto, la nostra cintura fatta su misura, per quello che riguarda le cinture in cuoio. Invece un consiglio, per quello che riguarda le cinture elasticizzate, abbiamo sempre la possibilità della lavorazione per poterla accorciare un pochettino, però qui il margine è molto poco, quindi il consiglio: pigliatela di misura, perché essendo una cintura elasticizzata, questa portandola cede molto. Spero di esservi stato d'aiuto. Taglia forti uomo, siamo sempre a tagliare avanti.